si arriva anche a 20 mesi di attesa. Speriamo che con questo verbale, che tra mille discussioni e anche qualche polemica abbiamo sottoscritto il 20, siano mantenuti tutti gli impegni appunto assunti. Sulla questione degli accrediti, quella era la cosa più importante, più diciamo impellente, e i decreti ad oggi sono stati emessi, se non tutti, ma anche qualcuno, ma per carenze di documentazione e basta. Io penso che noi abbiamo sottoscritto quell'accordo il 20 perché c'era stata la manifestazione il 18, Napoli bloccata per una giornata fino alle 9:30, alle 10 di sera. Il 20 abbiamo questa opportunità, la regione si siede, arriva anche Caldoro dopo 5 anni, abbiamo avuto il grande privilegio di vedere sua santità, ovviamente scherziamo, e noi ci siamo trovati di fronte alla scelta di dover decidere se accettare una, si può chiamare anche ricatto perché di quello parliamo, quando si addebitano tutti i ritardi o parte dei ritardi, 12 dei 16 mesi mediamente di ritardo nell'erogazione degli stipendi, dei salari ai lavoratori di cui alla domanda al governo precedente, e considerare questo, atteso che è un ricatto ed è una evidente bugia, rispetto agli impegni assunti che erano, li ricordiamo in ordine, il saldo del 2011 che deve essere pagato come da impegno in questo trimestre, nel secondo trimestre, 7,5 milioni, saldo 2012 e terzo acconto ed anche saldo dove si riesce a fare la rendicontazione corretta, subito, abbiamo già detto prima che questi adempimenti sono stati fatti al 95%, siamo in attesa degli ultimi aggiornamenti. Ci sono 43 milioni e 6 di euro di rinvenienze sulla vecchia programmazione da spendere subito, sono già arrivate le richieste della regione agli enti delegati per riprogrammare su 43 milioni e 6. Chiariamo subito una cosa: su questa questione si è fatta un po' di falsa informazione, si è detto che sarebbero gli unici fondi disponibili, non è assolutamente così, sono gli unici fondi disponibili alla data odierna, perché restano i 180 milioni da programmare sulla PAC, sui piani di azione e coesione, di cui è stato accolto in giunta, è stato approvato in giunta il 28 di marzo il piano approvato nel comitato di forestazione. Quindi 43 milioni e 6 da riprogrammare subito, sono risorse già disponibili. Poi dovrà essere stipulato ovviamente con le procedure previste il nuovo accordo di programma per almeno 60 milioni di euro all'anno, quindi 2015, 16 e 17 per ulteriori 180 milioni. L'ultimo punto dell'accordo, del verbale, io non lo chiamo accordo, lo chiamo verbale che abbiamo sottoscritto per quella cosetta che dicevamo prima, è la convocazione di un tavolo per discutere, per iniziare a discutere della riforma della legge 11. I soldi li stanno già vedendo, i soldi stanno arrivando in giro per gli enti delegati, ovviamente la fretta o la incompletezza di documentazione, a quello che ci dicono, sta comportando qualche difficoltà nell'accredito materiale dei soldi, ma i soldi stanno arrivando perché già dopo due o tre giorni, il lunedì successivo al 20, già quelle comunità montane che avevano portato per prima la rendicontazione completa, così come purtroppo chiede la norma, i regolamenti comunitari e la regione, hanno cominciato ad avere i soldi. Stanno arrivando i soldi, concretamente stanno arrivando. Regionali alle porte, tanti annunci, cosa si aspetta dall'agenda politica? Ma niente, potrebbe essere tranquillamente questa, ma sarebbe una battuta. No, noi dobbiamo stare molto attenti, lo diciamo da tempo. Per esempio domani c'è un'iniziativa qui di uno dei candidati alla presidenza della regione, la partecipazione, siamo stati invitati. Io dico questo, come stiamo sostenendo da tempo, noi abbiamo chiesto formalmente sia all'onorevole Caldoro
come candidato alla presidenza della regione, sia l'onorevole De Luca, quale candidato alla presidenza della regione, come Firefly e Willa, un incontro per discutere delle questioni del settore agroalimentare di cui la forestazione è una parte fondamentale e importante. Altre forme di confronto, di discussione ci interessano poco perché dobbiamo essere molto attenti alle strumentalizzazioni in questo periodo. Noi stiamo parlando di trasferimento di finanziamenti che riguardano annualità del 2011, del 2012, del 2013, come lei giustamente diceva. Il problema è che a queste accrediti, che saranno intorno ai 20 milioni, mancano ancora 60-70 milioni per chiudere fino al 2014. E il problema è proprio questo, è la sfida che attraverso quell'accordo noi abbiamo per l'ennesima volta lanciato al governatore Caldoro, sperando che faccia sul serio e trasferisca definitivamente questi fondi agli enti delegati, perché la drammaticità della situazione è vista nei comportamenti della gente ormai che non ce la fa più. Sui 70 milioni, gran parte di questi 70 milioni riguarda la firma dell'APQ, che secondo le indiscrezioni o le notizie che ci ha dato la Regione è in atto una verifica con il Ministero e il Governo regionale per il trasferimento definitivo del 2014, perché abbiamo anche questo problema, nel senso che i ritardi vengono anche da mancato accredito da parte del Ministero nei confronti della Regione Campania. Nuova iniziativa della CISL riguarda una raccolta firme, di che si tratta? La raccolta firma che noi abbiamo iniziato è per una proposta di iniziativa popolare che riguarda la riduzione subito netta di 1000 euro sulle tasse che si vanno a pagare dei lavoratori che hanno un reddito fino a 40.000 euro complessivamente, sia essi autonomo o dipendenti, poi l'unificazione degli assegni familiari in una sola voce, perché il figlio sia anche dopo i 18 anni, perciò vorremmo unificare le detrazioni con gli assegni familiari, più una lotta seria nei confronti dell'evasione fiscale, una politica sulle pensioni diversa da quella fatta fino ad oggi, una revisione della legge Fornero complessivamente che ridia giustizia a chi ha fatto 40 anni di attività e che possa poi a un'età più o meno 62-63 anni, perché non tutti hanno la possibilità di stare negli uffici, ci sta chi eventualmente lavora all'esterno ma lavora pure sulle catene di montaggio, che ad una certa età è impossibile farlo. Questa legge di iniziativa popolare credo che è il confronto più corretto nei confronti di un Parlamento che si è dimenticato delle fasce più deboli.